Buonasera a tutti. Voglio dire, qui facciamo applausi a tutti quanti, ma all'organizzazione non lo facciamo. Facciamo un applauso a Guido De Angelis. Grazie, Maggio. Vabbè, fa sempre così lui. Che stiamo aspettando il sindaco. Allora, adesso io vado a presentare un personaggio, un giocatore che io ho amato tantissimo e credo che sia stato amato anche da voi. Tyson Kasiraki, grande Gigi, a premiarlo Alessandro Vocalelli, eccolo Alessandro, prego, ciao Gigi. Non è un ring questo. Allora prego, intanto mettiti qui vicino Alessandro, e lui è partito da Milano e come gli ho detto del premio è rimasto felicissimo. Allora Gigi, la gente laziale ti vuole sempre bene, guarda, sei dei più amati, insomma. Beh, direi che sono passati tanti anni, infatti prima stavo pensando, sono passati 15 anni, sono veramente tanti, però devo dire che l'affetto che ho verso questi colori è veramente grandissimo ed è anche ricambiata, ed è questa una grandissima soddisfazione. Poi devo ringraziare te per questo nomignolo, anche se non riesco a capire perché visto in campo ero così tranquillo, non riesco a capire dove l'hai presa questa. Era tranquilla, capito? No, a parte gli scherzi, però insomma è veramente un grandissimo piacere, un grandissimo onore, poi rivedere anche quello che è il mondo laziale è veramente una grandissima emozione. Senti, poi tanto Alessandro, faccio una domanda io a Gigi, perché per un attimo abbiamo pensato che potevi arrivare alla Lazio, lo so, non ti voglio mettere in difficoltà, ci hai sperato per un attimo? Beh, ci ho sperato sì, perché insomma anch'io, come diceva Montesano, negli anni ho preso questo vizio di essere laziale. Difetto e vizio anche, perché di essere laziale. No, ci siamo, per la verità ci è andato vicino Gianfranco, insomma doveva venire, poi dopo nel calcio le cose poi alla fine alle volte vanno a finire niente, però chissà mai, insomma. Non si sa mai nella vita. Nella vita però intanto noi ti vogliamo sempre bene. Altrettanto, è ricambiato assolutamente. Aspetta Gigi, c'è Alessandro Vocalelli. No, io ringrazio di avermi dato questa opportunità e pensavo a lui e immaginavo Kasiraki accanto a Klose in questa Lazio, allora veramente penso che si sarebbe potuta raccontare una storia come quella dei ragazzi del 74 e quelli del 2000, perché veramente sarebbe stata una coppia fantastica, complimenti. Grazie. Questa L. Allora io...